Una targa per ricordare la prima sede pistoiese della Guardia di Finanza nell'anno in cui il corpo celebra il suo 250° anniversario di fondazione è stata posta sulla facciata di Villa Benti, nel centro della città toscana, per ricordare la sede storica delle Fiamme Gialle pistoiesi. In questa Villa Benti la Guardia di Finanza ebbe una delle sue prime sedi da quando nel 1931 fu restituita la presenza del corpo nella città. Nel 1927 fu creata la provincia, quindi conseguentemente la Guardia di Finanza, mentre prima Pistoia era tratta la competenza dei reparti di Firenze, si strutturò con un proprio comando. Dal 1937 la sede fu proprio qui a Villa Benti fino al 1975, quindi una bella fetta di storia sia d'Italia che della comunità locale è stata seguita dai finanzieri che hanno vissuto e hanno operato all'interno di questa caserma. La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità locali, civili, militari e religiose. Con il comune si è pensato di chiudere il circuito delle celebrazioni del 250° anniversario proprio apponendo questa targa commemorativa che è stata voluta appunto dall'amministrazione comunale sulla facciata di Villa Benti, che porterà poi a commemorare per il futuro il fatto che questo immobile, adesso che sarà destinato ad uffici del servizio cultura del comune, e fu un tempo la sede della Guardia di Finanza nella città di Pistoia.